L'altra sera a dritto e rovescio un Cruciani strepitoso contro un De Magistris e un imam che fanno tanta confusione. Si dimenticano tutti quello che è accaduto il 7 ottobre, quasi minimizzando in modo tale da poter dire che quello che sta accadendo adesso è qualcosa di sconcertante, quando in realtà è una guerra tra uno Stato democratico e dei terroristi. Io consiglierei a De Magistris e a tutti questi ben pensanti di andare direttamente in Palestina. Ve ne andate in Palestina e sventolate la bandiera della Palestina. Poi, visto che siete anche paladini dei diritti LGBT, prendete la bandiera della pace e sempre in Palestina cominciate a sventolarla. E poi vediamo che succede, caro De Magistris. Perché qua, secondo me, sono in pochi quelli che vogliono veramente la pace, due popoli e due stati. Qua in Italia in tanti sfruttano questa occasione per riversare valanghe di odio contro Stati Uniti ed Israele. A mio avviso al limite del ridicolo. Perché questa gente poi è quella che festeggia il 25 aprile. E se non fosse stato per gli Stati Uniti, il 25 aprile sarebbe esistito, ma non sarebbe stata la festa della liberazione. Sarebbe stata una festa per alcuni che avrebbero festeggiato il fatto che l'Italia fosse passata dal fascismo al comunismo. È chiaro che si arriva a una situazione molto esplosiva. Il terrorismo è colpa di Israele che occupa il terrorismo. Io credo, mi dispiace che mentre io sono netto. Ma bando alle ciance, guardiamoci il video. Dall'esercito israeliano. Ma te la dico subito la cosa. Tu metti sullo stesso piano perché lo hai... No, un secondo solo. Tu metti sullo stesso piano perché lo hai già fatto. Ragionamento. Sì, ma assolutamente. Tu hai messo... Assolutamente, non mi fai parlare. No, perché tu metti sullo stesso piano... Chiudo subito. Tu metti sullo stesso piano le azioni di Israele e quelle di Hamas. Lo hai fatto già in altre trasmissioni. No. Come no? Ti dico di più. È terrorismo quello di Hamas. Non sarei contento. Io ti dico che sono ancora più critico nei confronti di un esercito che dovrebbe essere uno Stato. Peggio Israele che deliberatamente, lo ha detto il direttore dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani dell'ONU, che è un americano, sta compiendo un genocidio e una pulizia etnica. E uccidere i bambini significa uccidere tu il futuro di un popolo. Che Israele sta deliberatamente uccidendo deliberatamente dei bambini. Ma non è così. Alla manifestazione che chiede un corteo in Italia contro tutte le guerre. Per la pace e allora non puoi mettere sullo stesso piano però, l'attacco di un esercito, però, di un governo democratico, con i terroristi di Hamas. Ma lei mica devo essere io a ritenere quali sono le organizzazioni, allora, se sono terroristi come me. Siccome lei non lo è, le consiglio, adesso gliela darò, questa è la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che dichiara Hamas, fra tanti altri, l'Unione Europea dovrebbe denunciare il presidente Netanyahu per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Hamas una organizzazione terroristica. Guarda, un Morelli straordinario qua. Se vuole gliela guardi, do, ma non sono meglio di lei, posso gliela dare altri lavori, ma non ne ho bisogno. Perché bisogna non essere informati di queste cose. Io sono ma non più informato di lei. Hai più informato? Molto più informato. E allora legga. E allora legga, le consiglio lei di leggere. Perché sono dove i bambini morti? Perché qualcuno donne non è che per piangono. Questo, perché qualcuno cosa vuoi gli che ha insegnato, cosa qualcuno vuoi gli ha detto che Israele è un paese genocida che pratica l'apartheid. Noi non lo diciamo questo. Ah, non dite. Loro lo vedono già sul televisore. Ah, vedono sul televisore da che cosa? Da che cosa lo non vedono? Non c'è bisogno. Forse lo dice l'ONU. Forse hai letto che ha detto l'ONU. L'ONU lo dice, Cruciani, non lo dice il signore, lo dice l'ONU. Organizzazione Nazioni Unite. Per me che non l'ONU è un luogo ha la sovversivo. Credibilità di De Magistris, figuriamoci. Allora pure l'ONU dire, ha la credibilità. L'ONU, del debito è più credibile dell'ONU per me. Questo è quello che la storia pare che inizia il 7 ottobre. Prima del 7 ottobre non c'era niente. Per me del debito è più credibile dell'ONU, per come la penso io. Prima ma sostengo il fatto che Israele abbia reagito e stia reagendo militarmente. Ma è giusto che reagisci così? Per stanare i terroristi di Hamas. Ma uccidere 10.000 persone. Distruggendo una città è un popolo, un paese è un popolo. Ma come fai a stanare Hamas mette obiettivi militari accanto abbiamo un servizio abbiate un attimo di pazienza, sono quelli di Hamas che li mettono bombardare uno ospedale allora parlare uno di Hamas morto parlare mentre parla il conduttore è come dare un cazzotto da parte di un boxer all'arbitro, non si fa, quindi state zitti. Allora, nel servizio della collega devo dire poi che la classe di Del Debbio è sempre straordinaria.